Ciao, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter con altissima percentuale di Funko Pop. Ebbene sì, negli ultimi mesi ho speso circa 300 euro in Funko Pop ed era giunto il momento di toglierli dalle scatole e di aggiungerli alla mia collezione, visto che sono messi da parte davvero da tanti, tanti mesi. Alcuni li avete già visti su Instagram, altri li ho unboxati e recensiti in parte in altri video e altri invece non li avete mai visti. Ebbene, sono tutti qui accanto a me, tranne i due Chupacabra, quello normale e quello esclusiva Hot Topic MP che vi avevo già largamente mostrato in passato e quindi quelli li ho già esclusi e aggiunti alla mia collezione. Ma ragazzi, abbiamo davvero tantissima roba, quindi direi di dare un taglio alle ciance. Vi ricordo solamente il codice sconto 7 Potter per acquistare su Pumpling qualsiasi prodotto con lo sconto del 15%, codice sconto che potete riutilizzare tutte le volte che vorrete. Questa, ad esempio, è una felpa a tema Rick e Morty che ho preso proprio su Pumpling e ne vado letteralmente matto, la metto continuamente anche per andare al lavoro. Sì, sono una persona poco seria. Ragazzi, ma prima ancora di aprire e di tirare fuori Funko Pop, voglio mostrarvi un nuovo acquisto che mi è appena arrivato, quindi, visto che in tanti me lo richiedete continuamente, lo apro qui assieme a voi e vi lascio il link sotto in info box perché è una cosa molto molto utile, sempre a tema Funko Pop. Quindi apriamo la scatola. Ok, ecco qui, ragazzi, l'ho presa naturalmente su Amazon e si tratta di una scaletta in plexiglass per esporre i Funko Pop. Io ne ho già una che forse si intravede alle mie spalle. Mi trovo benissimo. Su ogni scaletta si possono tranquillamente posizionare circa 15 Pop senza le loro scatole e quindi ne ho presa un'altra proprio da utilizzare in questo video, così da poter man mano deboxare i Pop e esporli, metterli qui accanto a me. Allora, adesso togliamo la plastica esterna. Ok, ecco qui. All'interno troviamo un piccolo panno per ripulire le mensoline di tanto in tanto, è uno di quei pannetti in microfibra come quelli che si usano per gli occhiali da vista. E poi troviamo anche due asticelle trasparenti che sarebbero i sostegni, i piedini per mettere in piedi la scala. E naturalmente, ragazzi, nella scala va tolta la pellicola esterna, eccola qui, che va a proteggere ogni singolo gradino. Io adesso, grazie alla magia dell'editing, la vado a montare e ad averla subito qui accanto a me, pronta per l'uso. Ed ecco qua la nostra bella scaletta già montata con le sue gambe ben salde tramite una brugola che è compresa nella confezione, nella bustina. È molto molto semplice da assemblare, costa circa 16 euro. E ragazzi, naturalmente vi lascio il link in info box per poterla acquistare. Secondo me è il miglior compromesso per esporre i Pop fuori dalla loro confezione. Io direi di cominciare da questo qui in alto. Man mano vi racconterò come sono arrivato ad avere questo pezzo, quanto l'ho pagato, così potete anche farvi un'idea e dove magari potete ancora trovarlo. Il primo è quello che più mi ha fatto penare quest'anno. Si tratta del basilisco. Basilisco che avevo preordinato su Popculcia, vi lascio il link sotto in info box, un sito australiano che ha davvero tantissime esclusive, prezzi molto molto vantaggiosi, ma c'è un altissimo rischio di dogana. Io vi sconsiglio altamente di fare preordini su Popculcia perché ne ho fatti tre diversi e tutti e tre mi hanno causato diversi disagi perché una volta arrivati disponibili sul sito i pezzi, dopo un mese e mezzo non mi erano ancora stati spediti e invece chi li aveva acquistati magari quando erano già disponibili, quindi senza preordine, li hanno ricevuti molto prima di me. Quindi non fate preordini, controllate spesso il sito, quando il pezzo è disponibile acquistatelo. In quel caso, ragazzi, non fate mai carrelli al di sopra dei 21-22 euro oltre le spedizioni. Perché vi sto dicendo questo, ragazzi? Perché rimanendo sotto i 21-22 euro è quasi certo che non pagherete spese doganali. Invece, superando questa cifra, è quasi certo che le pagherete e in quel caso il risparmio va un po' a farsi benedire. Quindi è tutto da tenere d'occhio e da calcolare con Popculcia. Io ho acquistato questo Pop da loro perché in Italia gli store privati
chiedevano anche 60 euro per averlo, visto che era diventato difficile trovarlo. Invece su Popcalcia era in preordine a circa 12 o 13 euro più le spese di spedizione, che per l'Italia ammontano a circa 16 euro, se non ricordo male. Quindi con meno di 30 euro sono riuscito a portarmelo a casa. Non ho pagato spese doganali perché appunto il mio ordine comprendeva solo questo, che costava poco meno di 15 euro, adesso non ricordo esattamente la cifra. Il mio unico intoppo è stato quello che vi ho specificato prima, cioè che una volta arrivato sul sito disponibile non mi veniva spedito e ho dovuto tempestare l'assistenza di email. Ma eccolo finalmente qui tra le mie mani, la scatola non mi è arrivata proprio minta, a dire il vero, qui sul davanti ha una piega, ma pazienza, per quello che l'ho pagato va benissimo così. Adesso lo tiriamo fuori e ne parliamo un attimo. Ed eccolo qui, ragazzi, pop numero 64 della serie dedicata a Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ovviamente il basilisco a quale serie poteva mai appartenere. Uno dei pop più difficili da reperire, inizialmente fu un'esclusiva di Forbidden Planet per l'Inghilterra e, se non sbaglio, Target per l'America, ma su questo non sono proprio sicurissimo. È un pop davvero pesantissimo, scolpito benissimo, mi piace davvero tanto, mi piace la colorazione. C'era un prototipo di questo pop che girava su internet da una vita e finalmente è saltato fuori. Io devo dire che sono rimasto sbalordito quando l'ho preso per la prima volta tra le mani, soprattutto dal peso. È davvero super super pesante, all'interno è tutto pieno, non è cavo e quindi potete ben immaginare il peso di questo pop. È, devo dire, uno dei miei preferiti per quanto riguardano gli animali fantastici, assieme a Occhami, che comunque resta il mio preferito in assoluto. Io direi di andare velocemente avanti, anche perché probabilmente lo conoscerete già bene, questo basilisco che gira da un bel po' di tempo. Ok, mettiamolo qui sulla nostra scaletta. E ragazzi, il prossimo pop è un pop che ho preso invece da GameStop, perché mi trovavo per caso lì a guardare un po' i giochi per PlayStation e mi è caduto l'occhio su questo pop lì esposto in mensola e l'ho preso immediatamente, visto che ancora non si trovava in nessun altro store. Adesso sta cominciando ad apparire un po' dovunque e lo trovate anche su Mini Big World Collectibles, ad esempio. Ragazzi, anche questo bellissimo, però devo ammettere che avrei preferito una versione oversize come questa qui del basilisco. Avrebbe meritato davvero tantissimo, visto che comunque è una bestia abbastanza grande nel film. Mentre qui possiamo dire che è un po' un cucciolo di Zoo. Lo Zoo è il pop numero 28 della serie di Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald. Ed eccolo qui, anche lui ve lo mostro meglio, è davvero molto molto ben scolpito, mi piace tantissimo la criniera, come è stata realizzata, le sue zanne, le zampe, è molto molto dettagliato. Unica pecca, secondo me, è il colore che è stato utilizzato per la coda, che è troppo simile a quello della criniera e del resto del corpo, invece sarebbe dovuta essere molto più tendente al rosa. Però, comunque, in ogni caso resta un gran bel pop. Sono sicuro che su Instagram verrà ricolorato da tantissimi artisti e non vedo l'ora di vederlo. Ma in ogni caso, pop assolutamente da non perdere e straconsigliato. Non vedevo l'ora di aggiungerlo a tutti i miei animali fantastici, che sono quelli che tra tutti i pop di Harry Potter e anche di appunto animali fantastici mi piace di più acquistare. Sì, sono tanto belli i personaggi, ma le creature mi fanno sempre impazzire. Fatemi sapere voi se l'avete già preso e fatemi sapere nei commenti quali tra questi pop sono i vostri preferiti. Questo comunque da GameStop preso a circa 16 euro ed era possibile applicare anche la promozione del 3x2 che io non ho applicato perché non ho trovato altro di mio gusto, di mio gradimento. Andiamo ancora avanti e passiamo a questo che è un altro pop che se non sbaglio vi ho già mostrato da qualche parte o su Instagram o qui addirittura sul canale, ma io ve lo faccio comunque rivedere velocemente. Si tratta di Sirius Black in versione cane. Di questo pop esiste anche la versione floccata, molto molto bella, ma è esclusiva Hot Topic in bundle con la maglietta. Adesso che su MP stanno cominciando ad arrivare anche molte esclusive,
fuori dal comune da Hot Topic. Ad esempio, adesso è arrivata la prima Disney Treasure, quindi la prima box Disney che solitamente si poteva reperire solo in America, adesso è arrivata anche su EMP. Si tratta della box di Dumbo, molto molto bella, e quindi mi auguro che anche le box con pop e maglietta comincino ad arrivare anche qui da noi in Europa. Sarebbe molto molto interessante e molto molto economico, visto che dall'America costano un casino di soldi. Eccolo qui, questo è un pop che è stato abbastanza controverso perché è palesemente riciclato dalla serie Pets. Dalla serie Pets, quella degli animaletti domestici, c'è un cane che, se riesco magari vi metto qui sovraimpressione, che è identico a questo qui, a Sirius Black. È esattamente lo stesso Funko Pop. È stato semplicemente ricolorato tutto di nero. In ogni caso, a me serviva felpato perché esiste il Mystery Mini, ma è rarissimo e costa tantissimi soldi. E quindi mi sono accontentato di questo pop qui. Avrei preferito, ripeto, la versione floccata, era molto più particolare, magari la sostituirò in futuro, chi lo sa, ma in ogni caso contento di averlo aggiunto alla mia collezione. Anche questo si va ad aggiungere alle creature fantastiche. Pop numero 73, qui c'è ancora il prezzo, 15,98 € da GameStop. L'ho acquistato precedentemente, forse prima di Natale addirittura. Bene, ma non finisce qui, abbiamo ancora una bella montagnola di cose da guardare assieme. Passiamo al Matago. Questo credo proprio di avervelo mostrato qui su YouTube, ve ne ho parlato e si tratta del primo Funko Pop Glows in the Dark della serie sia di Harry Potter che di Animali Fantastici, che nonostante siano due serie separate comunque fanno parte dello stesso universo. E ragazzi, io non ho la minima idea di come possa gloware, nel senso so che sono gli occhi ad essere Glows in the Dark, ma non ho mai provato a vedere esattamente come rende l'effetto. Comunque, Matago, anche questo pop molto particolare perché ha il corpo molto molto esile, molto sottile, sembra quasi scheletrico, davvero molto inquietante. Peccato averli visti nel film per a malapena 30 secondi. Devo dire che è una creatura molto molto interessante. La metto qui accanto allo zoo e passiamo avanti con questo qui. Ok, prendiamo Grindelwald. Grindelwald io lo avevo già, avevo il Grindelwald esclusivo del New York Comic Con. Era bello, era il primo, era l'unico, quindi dovevo averlo assolutamente. Però questa versione qui ha esattamente la stessa testa dell'altra, ha l'occhio dipinto di bianco a differenza dell'altro che ha l'occhio dipinto di violetto e ragazzi, eccolo qui, cioè non proprio violetto, è una sorta di lilla, è un colore un po' strano. Questo invece è proprio bianco. E ragazzi, devo dirvi che mi piace molto di più perché ha il corpo con gli abiti di Grindelwald, a differenza dell'altro che invece aveva gli abiti di Graves, aveva esattamente lo stesso corpo che era stato riciclato, ve l'ho detto più di una volta. E invece così sembra proprio più Grindelwald, ha anche tra le mani la bacchetta di Sambuco, a differenza dell'altro che invece ha quella di Graves. Quindi dovevo assolutamente fare un upgrade. Purtroppo questo pop qui mi è arrivato con una macchiolina nera in testa, nei capelli. Se qualcuno dovesse sapere come rimuoverla, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Eccolo qui, è presente la basetta? No, non è presente alcuna basetta per questo pop che è il numero 16 della serie di Animali Fantastici. Bene, continuiamo ancora e andiamo da Albus Silente, il giovane Albus Silente. Ed eccolo qui fuori dalla sua scatola il nostro giovane Albus, interpretato nel film da Jude Law, che secondo me è perfetto per questo ruolo. Il pop somiglia tantissimo. Complimenti a Funko per come sta scolpendo i capelli dei pop ultimamente, sono migliorati davvero tantissimo. C'è un abisso di qualità tra le serie precedenti e questa qui. Tutto molto molto bello, la bacchetta addirittura uguale a quella di Noble Collection. Mi piace tantissimo anche questa posa con la mano in tasca. Super super curato, questo anche uno dei miei pop preferiti, ma praticamente mi piacciono tutti, l'avete capito, quindi è inutile che dica sempre la stessa cosa. Questo è un pop che invece mi ha fatto letteralmente disperare al pari del basilisco. Si tratta di un fuoriserie della serie
della Camera dei Segreti. Infatti è il Funko Pop di Seamus Finnegan, numero 65, esclusiva di BAM per gli Stati Uniti, e in Australia è arrivato da Pop Culture. In Europa credo non sia neanche ufficialmente ancora arrivato. L'ho preordinato su Pop Culture, anche in questo caso ordinato mesi e mesi prima. Una volta arrivato disponibile sul sito, non volevano spedirmelo, cioè nel senso rimandavano continuamente la spedizione, al che io ho cominciato a tempestarli di mail. È stato un periodo allucinante e alla fine si sono scusati e mi hanno spedito il pop. Quindi ripeto, acquistateli se potete quando già disponibili, perché sono super veloci, arrivano a casa nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, e tutto va solitamente molto molto liscio. Eccolo qui, tiriamolo fuori dalla sua scatoletta. Quando l'ho visto mi ha fatto letteralmente andare fuori di testa, perché è molto molto particolare, l'avete già intravisto dalla scatola. Si tratta di Seamus Finnegan in versione esplosa. Ha il ciuffo per aria ed è tutto sporco di fuliggine, perché credo sia proprio tratto dalla scena di Seamus che prova a trasformare il tè in whisky, se non sbaglio. Ragazzi, è super super bello, davvero fatto benissimo, ha la sua divisa da Grifondoro e tutte le macchie dell'esplosione in volto. Mi ha letteralmente fatto impazzire, lo ripeterò all'infinito. Assolutamente da avere, questo qui compreso di spedizioni l'avrò pagato circa 25 euro più o meno, forse anche qualcosa meno, dipende anche dal cambio del momento tra euro e dollaro australiano, ma è molto molto semplice e sicuro acquistare dal sito, quindi non fatevi grandi paranoie. Eccolo qui, lo mettiamo accanto al basilisco, visto che tutti e due compari mi hanno fatto abbastanza disperare. Ennesimo pop che arriva sempre dagli amici australiani e si tratta del Munkalf, anche in questo caso pop fuori serie della serie I Crimini di Grindelwald. Io con fuori serie intendo quei pop che non fanno ufficialmente parte inizialmente della Wave e poi vengono aggiunti tramite esclusive man mano che si va avanti nella presentazione dei pezzi. Quindi è un mio ragionamento un po' contorto, ma tant'è, prendetelo per buono, ragazzi. Io odio aprire i Funko Pop, non so se l'avete intuito. Ed ecco qui anche il nostro Munkalf. Non c'è tantissimo da dire, ve l'avevo già mostrato in un video precedente, me lo ricordo bene. La cosa più particolare sono questi occhi giganteschi da pop azzurri, ha uno sguardo davvero simpatico, ha le dita dei piedi palmate e infatti sono l'unico dettaglio di rosa assieme all'interno delle orecchie. Molto molto carino. Devo dire ancora semplice da trovare tramite il sito australiano, e prendendo sia questo e ad esempio Seamus Finnegan dovreste riuscire a portarvi tutto a casa per circa 36-37 euro, comprese le spedizioni. Quindi devo dire molto molto fattibile come cosa. Mettiamolo qui e andiamo avanti e passiamo ad un altro pezzo con una storia interessante. Si tratta dello Fooper, anche in questo caso fuori serie di Animali Fantastici. E dove trovarli? Addirittura qui è dove trovarli, quindi non fa parte, non mi ero accorto, della serie I Crimini di Grindelwald. A distanza di 2 anni, quindi hanno rilasciato un nuovo pop di un film precedente. Molto curiosa come cosa, lo tiriamo fuori e vi racconto la sua storia. L'avevo preordinato anche lui su Pop Culture. E invece non mi è stato inviato, sempre per lo stesso discorso dei pop precedenti. Ho aspettato tantissimo finché una sera è arrivato disponibile per un periodo molto molto limitato su Pop in a Box Italia. Quindi l'ho subito ordinato su Pop in a Box, l'ho pagato circa 15 euro comprese le spedizioni. Ci è voluta un'eternità per arrivare, manco arrivasse dall'Australia, ma è arrivato. Quindi ho cancellato l'ordine che avevo effettuato su Pop Culture. In quel caso però era la versione floccata, che mi sarebbe piaciuta di più rispetto a questa, ma mi ero letteralmente scocciato di aspettare, ero proprio esaurito a quel punto e ho deciso di optare per questa qui, la versione semplice, che forse poi non è stato neanche un gran male. È davvero molto molto bella comunque. Guardate i dettagli della coda, guardate i dettagli sulla testa, le penne, è davvero molto molto bello. Ha la testa che si può girare, mi piace davvero tantissimo.
Devo dire che forse è meglio la versione, questa qui è migliore la versione non floccata, perché col tempo, tenendoli fuori dalla box, le versioni floccate tendono molto a attirare la polvere su di loro, sono difficili da pulire e si va a togliere piano piano quella floccatura esterna lasciando dei buchi. Quindi, se non li collezionate all'interno delle box, forse è meglio optare per le versioni non floccate. Questo però è un mio parere. Comunque molto molto bello, super dettagliato questo pop dello Fooper che mettiamo qui accanto a Seamus Finnegan. Non so se riuscirete a vederli tutti assieme, ma vabbè. I prossimi sono invece due Funko Pop del New York Comic Con 2018. Uno della serie Harry Potter, l'altro della serie Animali Fantastici Crimini di Grindelwald. In questo caso si tratta di Auguri. Ragazzi, anche questo pop ormai difficile da trovare, e questo ancora più difficile, quello del professor Raptor. Le confezioni non sono proprio mint al 100%, hanno qualche piccolo difetto, ma sono stato molto fortunato, sono riuscito a prenderli tramite un acquisto di gruppo su Facebook e li ho pagati davvero poco, circa 25 € l'uno, compresi di spedizioni. Quando adesso non si trovano a meno di 50 per pezzo, quindi davvero sono stato molto molto fortunato. Mi va anche bene qualche piccola imperfezione sulla scatola, tanto io li tengo fuori dalle loro box. Ragazzi, ve li mostro molto molto velocemente, soprattutto Raptor, perché ve ne ho già largamente parlato in un video precedente. Io vi invito ad andare nelle info dove metterò la playlist a tutti i video di Harry Potter, e ce n'è anche una dedicata esclusivamente ai Funko, dove potrete andare a recuperare tutti i video precedenti qualora foste interessati. Questo anche super super bello, sembra un megapollo. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire, ve l'avevo già detto, è che la testa è incollata, è fissa e non può essere posizionato sul fronte, ma solamente così lateralmente. Ha la coda un po' da pavone e queste cose verdi in testa, questi pelucchi strani in testa che richiamano anche quelli dello Fooper. Però molto molto bello, devo dire, mi piace davvero tantissimo, ma per chi non volesse dissanguarsi con questo pop, può facilmente recuperare sui vari gruppi Facebook il Mystery Mini dell'Auguri, che è altrettanto bello e che mi tenta parecchio. Però devo dire che come dimensioni questo lo trovo ancora accettabile come proporzione con i pop, visto che comunque anche nel film è abbastanza grande, quasi quanto Jacob, quindi mi va più che bene avere questa versione. Ma adesso passerei al Funko Pop più interessante, più sbalorditivo del 2018, perché ha una particolarità che nessun altro pop di questa serie ha mai avuto, ed è una novità introdotta da poco, se non sbaglio, con un Funko Pop di Black Panther introdotta da Funko. Si tratta di pezzi removibili del pop. In quel caso, se non sbaglio, è proprio una parrucca, sono dei capelli che possono essere rimossi dal pop. Qui abbiamo il turbante di Raptor, che può essere tolto, può essere rimosso, e basta girare il Funko Pop ed ecco che appare il volto di Voldemort, proprio come accade nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Io lo trovo davvero molto molto bello, ha la sua basetta perché la testa è molto pesante, soprattutto quando andiamo ad inserire il turbante. È però uno dei pop davvero più ingegnosi che io abbia mai visto. Molto molto bello, speravo tantissimo che un giorno sarebbe arrivato questo pop con il volto di Voldemort dietro, e finalmente ci hanno accontentato. Devo dire che è molto strano invece che non sia ancora stata fatta una nuova versione di Voldemort. Ne abbiamo solo una appartenente alla prima serie di Harry Potter, e ancora ai livelli di scultura non eravamo a quelli di oggi, e quindi ci vorrebbe un po' un restyling del personaggio, perché è sì carino ma molto molto basilare. Ma andiamo a posizionare il nostro Raptor qui sulla scaletta, credo che ormai non si vedrà più niente dalla videocamera, e passiamo a Tom Riddle. Tom Riddle che io credo di aver recuperato su Mini Big World Collectibles, e in questo caso adesso, per chi fosse interessato, andando sul loro sito troverete anche la versione sepia. Io ho optato per questa qui, che è quella regular, quella colorata, mentre la versione sepia, un po' come è accaduto per Sirius Black
il chase della box di GameStop oppure per qualche altro pop che non sto ricordando, ci sono le versioni sepia che a me sì piacciono, però non fanno proprio impazzire perché si tratta comunque di versioni o di ricordi o viste su giornali, quindi preferisco la versione reale, la versione normale del Funko Pop. Il mio ha qualche piccola imperfezione sul collo, non è proprio stato incastrato benissimo. Ma va bene così, si sa, Funko produce dei pupazzetti cinesoni, sono pupazzetti di bassissima qualità e quindi non possiamo pretendere chissà cosa per 10 euro. Però è davvero molto molto carino, personaggio che naturalmente mancava e andava aggiunto alla serie e quindi lo andiamo a mettere qui. Fatemi sapere voi tra questo e quella seppia quale avete scelto, quale avete ordinato o quale semplicemente preferite. O magari ancora non mi chiederete niente visto che vi siete già annoiati mezz'ora fa. Ma detto questo, ragazzi, passiamo agli ultimi tre Funko Pop che invece ho preso su EMP. Mi sono arrivati da EMP. Uno è un'esclusiva, che è questa qui. Si tratta di Hermione Polisucco, che vi ho già mostrato in un video precedente. E poi abbiamo versione di Hermione Polisuccata, che metterò accanto a questa. Molto molto bella, molto particolare, anche perché hanno adattato la divisa a Serpeverde, quindi molto curata nei dettagli. E poi abbiamo anche il terzo, che è il Barone Sanguinario. Ed eccoli qui, tutti e tre fuori dalle loro box. La prima è Hermione che prepara la pozione Polisucco. Abbiamo la pozione qui separata, il calderone che spero di non perdere. E poi tra le mani ha due ampolle, una verde e una rossa, molto molto carine, con del finto liquido all'interno realizzato con una resina semitrasparente, molto molto bella. Mi piace perché va comunque a richiamare alla perfezione la scena del film nel bagno di Mirtilla Malcontenta. E abbiamo anche la versione geniale di Hermione in versione gatto polisuccata, che sarebbe dovuta essere quella di Millicent Bulstrode, se non ricordo male, e che invece è andata male la pozione e è diventata un gatto. Molto molto bella, mi è piaciuta l'idea di Funko di realizzare questa statuina, quindi questo lascia molto ben sperare anche per i prossimi pop. La fantasia degli scultori di Funko, devo dire che non ha proprio limiti, riescono a ragionare fuori dagli schemi. Questa cosa mi piace tantissimo. E infine uno dei pop più discussi dell'anno, si tratta del Barone Sanguinario, pop che Funko sembrerebbe aver ufficialmente ritirato, ma che ancora si trova in giro negli store, pop che non si sa per quale motivo non doveva più essere venduto. Io l'ho preso al volo su MP, dove sparì per un periodo, adesso non so se è di nuovo disponibile, ma ragazzi, devo dire che è davvero un gran bel pezzo, molto molto bello. Sono molto delicati questi fantasmi, sono fatti in un materiale non resistentissimo, potrebbe essere questo il problema. Ho visto molti baroni con la testa staccata. Ragazzi, cosa che però vi devo segnalare, fa puzza di morte, fa davvero un gran fetore quando lo tirate fuori dalla scatola, speriamo non sia davvero tossico come alcuni complottisti hanno sostenuto. Io spero proprio di no, perché altrimenti l'anno prossimo mi sa niente video potteriani. Bene ragazzi, ecco qui tutti i Funko Pop che ho acquistato in questo periodo, ad esclusione dei due Chupacabra che ero troppo stanco per andare a recuperare. Sono davvero tanto, tanto pigro ragazzi, tantissimo, ma li conoscete. Ho anche rimpiazzato quelli col Mystery Mini, questo lo potete vedere tranquillamente nel video precedente. E ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo pippone infinito che sarà durato almeno 25 minuti. Io vi ricordo ancora il codice 7Potter da utilizzare sul sito Pumpling per le magliette potteriane, ma di qualsiasi altro fandom, anche felpe, tutto quello che vi pare. Anche il codice serie 5 per avere 5 € di sconto su una spesa minima di 30 su Mini Big World Collectibles, e credo di non avere altri sconti a disposizione. Quelli di MP li trovate sempre sul mio profilo Instagram nelle storie, perché cambiano continuamente, e vi basta seguirmi su Instagram antonio.serie. Ma ragazzi, detto questo, io vi devo davvero salutare perché devo registrare tanti altri video per voi, e quindi noi ci vediamo presto con tante altre novità. Ciao!